Allora, adesso abbiamo due attivisti del movimento Zeitgeist. Abbiamo Vincenzo Barbato, che è del chapter Napoli, attivista da un po' di tempo. Allora, che cos'è il brainstorm? Il brainstorm, che significa letteralmente dall'inglese tempesta di cervelli o tempesta di idee, è una tecnica creativa, una tecnica produttrice di idee. Cosa consiste essenzialmente? Nell'analizzare un problema si raccolgono delle persone, tutti possono proporre una soluzione senza essere censurati. Dopodiché si passa alla critica e alla selezione delle soluzioni migliori, e poi si passa alla soluzione migliore con la stesura di un programma. Allora, premesso che comunque è ammessa qualsiasi tipo di idea, da quella più strampalata a quella più infantile, a quella più pazzoide, insomma, tutte le idee sono concesse. Allora tutti mi diranno, è un po' da pazzi fare questa cosa, questo metodo di approccio non potrà mai avere un'ascesa, non potrà mai avere un'applicazione seria nel mondo reale. E invece no, ha molte applicazioni nelle impostazioni aziendali. Qui ho raccolto una serie di punti, ad esempio è utilizzata nella creazione artistica, nello sviluppo di nuovi prodotti e nell'aggiornamento dei vecchi prodotti, nell'ambito della pubblicità, sviluppando idee per campagne pubblicitarie, nella risoluzione di un problema, come abbiamo appena detto, nella gestione di processi, trovando sistemi per migliorare affari e i processi di produzione, e la costruzione di un team, generando condivisione e discussione di idee. Allora, perché ve ne sto parlando così tanto? Perché all'interno del movimento Zeitgeist noi abbiamo raccolto questa filosofia, se vogliamo dire così, e da lì è nato il GDL Nuovi Arrivati. Il GDL Nuovi Arrivati, coordinato da Fausto Covoni, è uno spazio aperto. Chi partecipa nel GDL Nuovi Arrivati? Persone di tutte le età, provenienti da qualsiasi classe sociale e culturale. Ci incontriamo tramite TeamSpeak. Qual è lo scopo del GDL Nuovi Arrivati? È quello di innanzitutto aumentare il nostro bagaglio culturale e poi diffonderlo alle altre persone che sono collegate al di là del monitor da tutta Italia. Abbiamo avuto diverse esperienze molto carine. Il frutto del GDL Nuovi Arrivati si traduce essenzialmente in materiali didattici, in iniziative open source soprattutto, e nella costruzione di iniziative di comunicazione di massa. Quindi per adesso stiamo solo nel virtuale, quindi è un gruppo nato da poco ma ha molte potenzialità. Oggi abbiamo parlato tanto di open source. L'open source è nato inizialmente nell'ambito dei software, in che cosa consiste? Ed è poi sfociato in una filosofia quasi di vita, in cui non si metteva più in primo piano un leader. Qui sono una serie di programmi open source che hanno sostituito in parte quasi tutti quelli dei sistemi operativi a pagamento e chiusi e limitati. L'open source purtroppo è una tematica di cui nei media mainstream non si parla quasi mai, soprattutto le istituzioni politiche in generale, le istituzioni amministrative non ne parlano, o perché non lo sanno oppure perché la vedono come una cosa da pazzoidi, mentre sta dilagando sempre di più. Attraverso l'open source noi abbiamo diversi strumenti per ridisegnare la nostra società, partendo, abbandonando la vecchia credenza che un leader possa prendere le redini in mano di una società e guidarci, ne abbiamo parlato tanto durante tutto il simposio, e soprattutto senza badare a forme ideologiche, quindi partire da noi stessi e ritrovare la nostra identità soprattutto e i nostri interessi per collaborare con le persone. Allora, molte persone penseranno, ah, l'open source è nato dal software, quindi sarà difficile da avviare, come devo fare? È una roba da smanettoni? No. Essenzialmente, l'open source significa anche farsi un dentifricio in casa, farsi un detersivo per le lavastoviglie, oppure un sapone con cui lavarsi. Ed è facilissimo reperire tante ricette su YouTube, aggiornarle, magari dire ci vuole un pizzico di sale qui, un pizzico d'aceto qui, e si migliora. Questo è il concetto di open source e non è solo in questi progetti difficili. Ora, io come attivista, insieme al GDL Nuovi Arrivati e soprattutto alle persone splendide con cui ho avuto a che fare fino ad oggi, abbiamo riscontrato quelli che io chiamo gli strumenti di una RP o di un'economia basata sulle risorse. Ho fatto una lista, se ne è parlato tanto, di cui anche Federico ha parlato, lui ha raccontato di storie, mentre io parlerò di esempi e vorrei che assimilaste almeno il 50% di queste iniziative e farle vostre. Passiamo a Wikipedia. Chi è che non l'ha mai usata? Wikipedia è un'enciclopedia open source, multilingue, aggiornata continuamente e che praticamente sta battendo le sue rivali, Microsoft Encarta o l'enciclopedia britannica, che sono chiuse e a pagamento.
BIOS viene utilizzata sempre di più in ambito accademico per semplici ricerche oppure addirittura nella preparazione degli esami. Io i miei risultati accademici, benché lenti, li devo anche grazie a Wikipedia. Firefox, chi è che non ha mai navigato su questo web browser? È un browser multipiattaforma, cioè può essere utilizzato su qualunque sistema operativo, è continuamente aggiornato, è open source, è libero e chiunque può modificarlo e può migliorarlo. Ed è il secondo browser più utilizzato al mondo. Sì, grazie. Sì. Il nostro computer, senza un sistema operativo, non è altro che un soprammobile. I sistemi operativi più conosciuti oggi sono Windows della Microsoft e Mac OS X della Apple, entrambi chiusi e entrambi a pagamento. Chiusi vuol dire che nessuno può entrarci dentro e modificarlo e migliorarlo, ma sono predisposti solo dagli enti predisposti. Ma nel 2004 nasce un'alternativa, Ubuntu. Ubuntu fa parte della famiglia dei sistemi operativi di Linux, è gratuito, è open source, è veloce, è stabile, e viene utilizzato sempre più spesso, ha un ambiente grafico molto carino e praticamente sta distruggendo quasi tutti i sistemi operativi a pagamento che ho menzionato prima. Ho voluto mettere l'esempio del Portogallo. Il Portogallo, lo sappiamo tutti, è in preda a una grave crisi finanziaria e l'open source sta aiutando il Portogallo in merito al settore dell'informatica. Il Portogallo ha deciso di abbandonare i sistemi operativi a pagamento utilizzando solo ed esclusivamente dei software open source, poiché non poteva più permettersi di pagare le licenze a pagamento di Microsoft, Apple e i programmi che ne derivano. Technology Entertainment Design è l'acronimo di TED. L'opera del TED si può riassumere nella formula Idea Worth Spreading, ovvero idee che valgono la pena di essere diffuse. Nel sito del TED c'è ovviamente la sezione tradotta in italiano e le lezioni di questa fantastica piattaforma abbracciano quasi tutti i tipi di tematiche come scienza, tecnologia, musica, temi globali, arte, società, eccetera. Io consiglio vivamente di seguire le lezioni del TED e praticamente parecchi discorsi miei sono improntati su queste bellissime lezioni di fantastici personaggi che non solo sono scienziati, artisti, musicisti, insomma persone che hanno dato un contributo all'umanità. La Khan Academy l'abbiamo nominata prima e un'associazione non profit ideata nel 2006 da Salman Khan che, come ha spiegato Federico, sta rivoluzionando il mondo delle istruzioni, in cui c'è una mappa stellare in cui praticamente ci sono quasi tutte le materie conosciute, come si è spiegato prima, e attraverso questa mappa è possibile esercitarsi e avanzare di livello con delle video lezioni prese da YouTube che sono tradotte quasi tutte in italiano e avanzare. Inoltre, la Khan Academy può essere utilizzata e si sta utilizzando soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove grazie a progetti come Raspberry Pi il PC da $25 può essere utilizzato attraverso sempre Ubuntu per aumentare il livello culturale nei paesi, ad esempio l'Africa, per fare istruzione a basso costo, oppure utilizzando dei tablet indiani da $35 in cui il governo indiano li sta distribuendo appunto per far avanzare il livello culturale degli indiani. Sì. Dovete pagare, non li voglio gli applausi. Ok, Open Source Ecology. Se ne è parlato prima, è questo bellissimo esperimento di questo ragazzo che attraverso una comunità, ovvero organizzandosi insieme ad altre persone, ha deciso di creare dei device, ovvero dei mezzi agricoli, paleoliche, 3D printer, a basso costo. E soprattutto questo è un esempio pratico di come la collaborazione partendo da modelli 3D alla costruzione materiale può far evolvere noi stessi. Infatti sono stati predisposti dei progetti e se ne sono completati nel 2011 circa 8 ed è in continua evoluzione. Ok, vuoi viaggiare in tutto il mondo? Essere ospitato da una comunità di più di 3 milioni di utenti sparsi per tutto il mondo per essere ospitato in una stanza o su un divano? Couchsurfing è la piattaforma che fa per te. Infatti basta iscriversi,
anche il nostro coordinatore ha partecipato e ha viaggiato per essere ospitato, ed è una piattaforma che funziona benissimo. Ha un sistema di recensioni che è come quella degli hotel, in cui gli utenti stessi giudicano gli utenti se magari puzzano, se sono antipatici, se magari hanno un divano che magari è scomodo. No, ci sono tutte queste informazioni, ci sono anche le foto dei divani, delle stanze in generale. E una recensione negativa fa in modo che nessuno verrà più a casa tua e nessuno di altri. Bravo. Infatti ho messo tipo una brandina schifosa, perché volevo partecipare, però ho detto non voglio ospitare nessuno. Scherzando. Il carpooling. Il carpooling è un modo di viaggiare, essenzialmente come funziona? Una persona mette a disposizione sulla piattaforma un'auto, i posti disponibili, e ci si organizza durante la tratta per accompagnare durante un viaggio una persona. Quali vantaggi ha? Si riducono le emissioni di CO2, si riduce la quantità di denaro speso per la benzina, si fanno nuove amicizie e perché no, si può anche instaurare un legame affettivo amoroso. Allora, sono nate delle storie d'amore da queste iniziative. Questo anche ha un sistema di recensione, infatti gli utenti stessi giudicano se magari l'auto, i gusti musicali del guidatore non erano adatti, se erano antipatici. Ah, vero, certo, ci vuole una sorta di recensione, altrimenti è tutto in mano al caos. Il progetto era bravo. Immaginate, tutti noi stampiamo tutti i giorni su dei fogli come questo, documenti per studiare, eccetera, eccetera. E ora la 3D printer invece stampa degli oggetti realmente partendo da dei modelli 3D, oppure che si possono scaricare liberamente dalla rete per stampare oggetti di uso comune. Ora, dove sta la genialità di questa cosa? Il progetto RepRap essenzialmente mette a disposizione tutte le istruzioni per costruirsi una 3D printer, per poter essere aggiornata a livello software e anche a livello strutturale, e per poi rimetterla nella rete. Sono nate diverse comunità sparse in tutto il mondo in cui si spiega come costruirla, ti dà a disposizione il software di modellazione in 3D su come configurarla e si passa per la fase di costruzione. Essenzialmente è una grande opera questa, è un grande esempio di open source. Alla modica cifra di? Ovviamente al costo di stampa. Ovviamente tutte queste... La stampa RepRap costa circa 1.000 euro, 1.200 euro. Se te la monti tu ti costa anche meno, perché ti vendono solamente i pezzi, e la maggior parte dei pezzi possono essere ristampati dalla RepRap, quindi è una stampante autoreplicante. Sì, fino al 60% della stampa, della struttura totale. Il progetto di renderla in pochi anni 100% autoreplicante, compresa la scheda madre, i circuiti interni. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che uno si compra la RepRap versione, adesso la versione 1, la versione 5 che ci compreremo, basta che uno la compra e stampa migliaia e le regala in giro, e abbiamo detto ciao ciao a tutta l'industria del commercio, della speculazione finanziaria. Il primo modello si chiamava Dark, il secondo modello si chiama Mender, ovviamente aspettiamo degli upgrade. Ok, Kickstarter, finanzia la tua creatività. Sei uno scrittore, artista, musicista in generale, un artista in generale, e magari hai un progetto ma non hai soldi per finanziarlo. Kickstarter è una delle piattaforme che ti può aiutare. Infatti, tramite un video divulgativo si può spiegare un'opera, l'opera, metterla in rete e aspettare che le persone, magari, ovviamente se è gradita, si la finanziano praticamente per poterla vedere realizzata. iFixit, ripari i tuoi oggetti gratis. Non serve. Vuoi riparare un oggetto partendo da delle semplici guide? iFixit ti dà la possibilità. Infatti, se vuoi riparare uno smartphone, un laptop o un qualsiasi device elettronico, si va nella sezione laptop, cioè la sezione smartphone, si va nel modello, si sceglie il modello, e una serie di guide fotografiche con le istruzioni, gli strumenti da utilizzare, ti daranno la possibilità di disassemblare totalmente il tuo oggetto elettronico e potertelo riparare. La free economy, sharing di competenze, detta anche la comunità di Just for the Love of It, che verrà affrontata successivamente. Questa è una comunità dove si scambiano lavori senza introiti monetari, ovvero si scambiano dei lavori solo per il piacere di farlo, come dice lo stesso sito. Allora mi sono posto una domanda: ma immaginiamo di avere una massa critica di persone che hanno ben inteso queste iniziative, le migliorano, addirittura ne producono altre, ancora più efficienti, come influenzerebbero il mercato e il sistema economico mondiale?
Io dalla mia esperienza ho dedotto che minerebbero la cosiddetta economia di oggi, se anche il significato di economia è stato distorto in questi ultimi secoli. Spreconomia. Ecco, la gestione della casa è venuta del tutto sprecata. Distruggerebbe il PIL, ovvero farebbe calare il PIL, il prodotto interno lordo, diminuirebbe il consumo ciclico perché darebbe la possibilità alle persone di replicarsi degli oggetti con una 3D printer, farsi il detersivo e altre cose che comunque messe nell'ottica di una grande massa farebbero un risultato davvero pessimo per questo sistema economico. Il potere d'acquisto calerebbe, le attività commerciali e terziarie, immaginiamo ad esempio per negli hotel, con il sistema di couchsurfing, quando l'ho detto a mio padre che ogni imprenditore del settore alberghiero, ho detto no, non dirlo a nessuno altrimenti porca puttana, se no finiamo sull'astrico qui. Purtroppo sono realtà che stanno avanzando, ad esempio iFixit potrebbe minare l'industria del settore delle riparazioni dei device elettronici e poi iniziative come la Khan Academy potrebbero minare l'istruzione scolastica e il sistema educativo che oggi vige. Allora ho detto una cosa, lo diceva Bob Kennedy negli anni 60, il PIL non è assolutamente acquistabile al benessere, sono come l'acqua e l'olio, sono un ossimoro, quando si alza uno diminuisce l'altro e viceversa. Quindi attraverso questa serie di iniziative ho voluto divulgare degli esempi e spero vivamente che una volta usciti da questa sala poteste fare vostra queste iniziative perché elevano il nostro potenziale, la nostra identità, ci fanno riscoprire la nostra identità e ci avvicinano soprattutto alle persone che hanno i medesimi interessi. Se vogliamo cambiare questa società dobbiamo studiare e dobbiamo partecipare a queste iniziative. Questi sono degli strumenti ovviamente, altri movimenti hanno portato le loro storie, sono tutti validi perché alla fine confluiranno in un unico binario, ovvero su quello dell'ecosostenibilità. Cerchiamo di portare avanti queste iniziative almeno nell'open source, in cui dal virtuale poi passiamo alla realtà, per essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Grazie.